radiazione. Rischio radiazioni. Sì. Attenzione, testata in... Così, eh? Ok. E dopo... Così. Così. E adesso? Le morse devono essere disinserite prima di lanciare la testata. Ho idea che non sarà così facile comunque. Alberto, ti piacciono i giochi horror? Ok, perfetto. Via. Ma questa cosa non me la ricordo, eh. Se la Valor era solo di pattuglia, perché una testata nucleare? Se avevano un obiettivo, che altro c'è qua fuori oltre a noi? Già, lo so. Sto scaricando un rapporto munizioni. Ti apro un percorso per la sala motori. Prendi il nucleo energetico e via. Ok. Recupera il nucleo energetico. Possiamo salvare, ma dai che non ci interessa. Semiconduttore in oro. Capitano, mio capitano. Capto. Basta. Vabbè, ok. Merda. Poligono di tiro. Qua mi sa che c'è un minigioco, sapete? Credo. Teoricamente c'era anche il minigioco del basket, ma me lo sono perso. O forse deve ancora arrivarci, non lo so, boh. Bloccato qua. Attivare il poligono di tiro? Sì. Poligono attivato. Attenzione, esercitazione con munizioni reali. Merda. What? No, non doveva andare così. Cazzo. Questo qua è
Puttana troia. Va bene, ok. Muori, muori, muori. Pure? Ma che cazzo succede? Isolamento da quarantena disattivato. Errore, poligono non funzionante. Contattare la manutenzione. Va bene, ok, interessante come cosa. Secondo me questa cosa qua era nuova, eh. Comunque tanta roba buona, perfetto. 675 punti, sicuramente una bella cosa parallela, ecco, una bella sfida. Sì, no, beh, trovare tutto alla cieca sì, è impossibile. Impossibile. Bello però. Più che altro mi preoccupa il fatto che non ho medikit. Ne ho uno piccolo e basta. Bene, dai. Cazzo! Sono morti. Buono. Ogni tanto uso le bombole bene, dai. Questo perché non l'ho preso? Ah, è buggato questo. C'è una E volante qua. Ok. Oh. Che brutto. Si rompe, va bene. Cazzo! No! Speravo che... Vabbè, ok, vaffanculo, va. Perfetto. Me lo raccoglie quello, eh. Mi sa che l'ho bloccato nel punto sbagliato, direi. Ok. Cosa c'è qua? Ehi,
bene. Beh. Di là? Ma sono venuto da qua io. Ma che cazzo dice? Non trovo incoglionito. Oddio, che disastro. Questi qua li rompiamo perché se arrivano, diciamo, gli spazzini, li rianimano e... non va bene. Le munizioni si sono messi bene qua. Va bene, dai. Proviamo. Questo qua che sia esplosivo, boh. Più o meno. Fanculo tutti! Oh, che cazzo! Merda. Ma in pratica questi qua hanno un punto debole che sparandogli li fa andare in stasi. Oh cazzo! C'è uno di quelli grossi. Grossissimi anche. È morto? Perfetto. Che culo. Anzi, mi sa che ho anche sprecato dei colpi su sta merdaccia. È fulminato subito. Un nodo. Che siano finiti? Non credo. Il registro munizioni. Non c'era solo la testata. Erano in assetto di guerra. Non era una pattuglia. Sapevano dell'Ishimura. Qualcuno sapeva. Eravamo già morti appena arrivati. Buono. Ok. Basta, direi che abbiamo dato veramente. Stavo cercando se c'erano magari degli oggetti da prendere qui sopra, magari un po' nascosti, ma non mi sembra di vedere nulla. Anche magari qualche cassa da rompere.
Oh, che cazzo. Bene così, dai. Deve essere alimentato, infatti mi sembrava strano. No, più che altro mi ha fregato il ritmo qua, la sequenza. Che poi mi sembrava di essermi messo al riparo a metà, però a quanto pare non è così. Questo? Beh, qua è chiaro, va bene. Ops. Merda. Merda. Ah, mi ha salvato qua, ok. No, cosa mi ha preso? Non era un text lock, vero? No, dai. Ma se io faccio una cosa del genere, tipo, vediamo. No. Aha. E se faccio così? Ma fanculo. Ma porca di quella puttana. Niente, sto qua non riesco ad usarlo, che palle. Dai, datemi la soddisfazione di usarlo, porca miseria, eh? Qualche stronzetto tipo. Vieni con me. 28 colpi. Ma sparito. Vabbè. È più ottimizzato, cioè dici che Callisto Protocol vada più a scatti? Non l'ho provato, non so dirti.
un'altra avaria. Mette i Shimura in allarme. Qualcuno apre la porta. Che ti ha fatto quella cosa? Portiamolo su Macellio. Oh. Tu l'hai ucciso. Porca troia. Porca vacca, recupera il nucleo energetico. Non mi ricordo Unbelievable, su che piattaforma giochi? Cosa? I valori di Hammond sono piatti. Hammond è morto. Lui è c'è. Oh mio Dio. Comunque Callisto l'hanno pacciato molto, La Valor esploderà! Scappa! Dal lancio. Aveva tanti problemi al lancio comunque, quello scemo. Attenzione! Avaria dei sistemi primari. Tutte, ok. Sì, te l'avevo già chiesto sicuramente, sì, dai. Attenzione! Avaria dei sistemi primari. Evacuazione immediata. Via. Sì. Avaria dei sistemi primari, evacuazione immediata. Merda. Ti ho mai spammato il canale Telegram delle offerte, dato che sei un divoratore di videogiochi? Te ne ho mai parlato, ne hai mai sentito nominare? Vabbè, comunque è un canale Telegram dove posto le offerte Amazon o comunque ricariche PSN e altre cose, insomma. Per cui sappi che è una cosa molto molto buona per tutti. Faccio un pensierino. Andiamo avanti. Attenzione, scambiatore calore spento. Yeah. Attenzione, scambiatore calore spento. The Last of Us 1. Eventualmente se hai Telegram sappi che basta che scrivi offerte, punto esclamativo offerte, scusami, sulla chat e ti viene fuori il link diretto. Attenzione, scambiatore calore spento. È un progetto che sto portando avanti da un annetto in maniera molto seria, ecco. No, non Telegram, punto esclamativo offerta o offerte. Non mi ricordo adesso bene, o sconti. Però teoricamente sai cosa? Mi hai fatto notare che effettivamente non funzionano i comandi. Attenzione, perché Telegram c'è. Che strano. Non funziona, sì, hai ragione. Sti cazzi, va bene dai. C'è il bot che si è bloccato, va bene dai, non importa. Attenzione, sovraccarico della rete elettrica principale. Dopo Unbelievable, allora ti mando un messaggio su Twitch, spero di non disturbarti, anzi spero di fare cose gradite. E dopo vedo di riavviare il bot, allora. Capita ogni tanto, dai. No, infatti, no, non funziona. Ciao, Valor, ciao. Fuggire dall'USM Valor. E così è stato. Sono qui. Cazzo, ci è mancato poco. Johnson, e ora Hammond. E rilevo movimenti dalla Valor. Credo che qualcuno di quei soldati mutati sia riuscito a salire a bordo. E il nucleo energetico della Valor? C'è sangue ovunque.
Però ci siamo. Dio, fa che Hammond non si sbagliasse riguardo la navetta. Ha detto che era sul ponte equipaggio, con tutti gli unitologisti della nave e il loro marchio. Adesso bisogna... Aspetta, qualcuno ha aperto la porta vicina all'atrio del ponte? Ahia. Puoi arrivare al ponte equipaggio, ma chi ha quel tipo di autorizzazione? Isaac, c'è qualcosa, ma dobbiamo prendere quella navetta. Ti supplico, fai attenzione, siamo rimasti solo noi. Allora, io come CPU ho un Ryzen 3700X che vorrei cambiare prossimamente. Anche se in realtà va benissimo, eh. E una 3070 Ti. Capitolo 10. Salvataggio. Per quale motivo c'era questo ceffo qua? Vabbè. Sarebbe anche da salvare in realtà, vediamo un attimo. Là ci siamo stati, avanti tutta. Mitragliatrice per il momento, fucile del salto, non ha senso. Mi stupisce più che altro che non abbia ancora trovato un negozio. È un bel po' che giro. Che ce ne sia uno da questa parte, boh. Vabbè, pazienza, dai. Che cosa abbiamo invece? Buono. Puta la malplasma, che purtroppo non mi interessa, perché onestamente di abbattere i nemici con gli attacchi in mischia frega proprio un cacchio. Qua possiamo migliorare il danno in qualche modo. Cosa abbiamo qui? Notevolmente la quantità di munizioni non ci interessa, capacità non ci interessa. Qua invece aumenta notevolmente la cadenza di fuoco. Sarebbe più utile potenziare il danno in realtà, eh. Se no cosa abbiamo? Lanciafiamme, anche qua c'è del danno volendo, però è ben distante. Durata. Facciamo qua, dai. Oppure capacità, capacità, danno. E qua invece le pareti di fuoco bruciano più a lungo, le pareti di fuoco. E qua aumenta notevolmente la quantità di carburante. Allora, o abbiamo ricarica durata danno, oppure capacità capacità danno. No, questo qua, dai. Perfetto. Poi squartatore qua. Abbiamo, che bello. Una deviazione dei colpi aggiuntiva, oppure qua capacità. E poi lame tranciante ottengono una deviazione dei colpi aggiuntiva. Beh, uguale a questo allora. Ah. Danno, dai. Perfetto.
aggiudicato. Il danno è sempre la priorità per ottimizzare il consumo di munizioni, tutto il resto è secondario. Questo? Bene. Io ho l'ossigeno, le munizioni per carità no. Acquista raggio a contatto, multiraggio, campo di forza. Ottimo. Lanciafiamme, capacità, capacità danno. Tuta, cosa abbiamo qui? Area o ossigeno? Aria. Oppure erg? Che cazzo è erg? Ah, energia di stasi. Fucile impulsi, capacità. Oh, giusto per, dai. Tanto mi sa che lo sfrutterò poche volte. Il caricatore al massimo. E ok. E poi hanno lasciato un glitch interessante di questo gioco. Nel senso che se noi ipoteticamente abbiamo 0 colpi di questo fucile o di qualsiasi altra arma, andando ad aumentare la capacità ce lo riempiono in automatico. Non è che ti cambia la vita, però diciamo che ti dà dei caricatori gratis. Fate conto che 100 colpi di questo valgono tipo 3-4.000 crediti. Io ad esempio non me lo ricordavo, ma sono sicuro che mi ha regalato un 40-50 colpi, credo, adesso. Non tanto di più. Sarebbe stato meglio se avessi il caricatore completamente scarico, per esempio. Però certe cose non è che vai a prevederle. Sarà voluto. Ma non ha senso. Non ha senso. Cioè, a livello concreto no. Se tu sei senza colpi ma migliori la capacità, cambi il caricatore vuoto? Però vabbè, dai, boh, non lo so. Sì, non credo che non se ne siano accorti. Però sì, l'avranno lasciato apposta, ecco. L'avranno lasciato apposta. Però è un exploit che se uno lo conosce sicuramente lo sfrutta, ecco. Cos'è che volevo fare? Ah già, guardare le cose secondarie. Qua ragazzi, vedete? Localizza obiettivo. Li localizziamo sti righi scomparsi, adesso che sembrerebbero essere sbloccati. Sì. Male non fa, dai. Male non fa. Capito, qua siamo sotto la navetta.
Ah, mi ricordo perché avevo ucciso qualcuno dall'alto. Ma sicuramente... Questo? Missioni secondarie, what the fuck? Niente qua, no? Allora mi sa che non è quello che intendevo io. O forse sì. Può darsi. Vabbè, bello. Le aggiunte secondarie di questo gioco, eh? Molto, molto apprezzate, davvero. Anche in Resident Evil 4 mi pare che abbiano messo... E di qua dove si va? Ah, di qua mi sa che si va avanti con la storia principale. E invece di qua si va avanti per l'obiettivo secondario. Anche Resident Evil 4 mi pare che abbiano messo le missioni secondarie, possibile? Sì, ma rischiamo di andare distantissimo per sto rig. Ho un brutto presentimento io. E dopo c'è anche il campione di tessuto da analizzare. Qua addirittura bisogna cambiare trasporto, vedete un po' voi. Cambiare zona. Vediamo ragazzi. Obiettivo secondario, vai. Settore minerario, ponte tecnico. Bello. Interessante come ogni volta che cambi arma mira più in basso. Guardate, cambio arma. In arrivo al settore minerario, ponte tecnico, verificare la stazione alla partenza. Magari ci sono anche cose che erano bloccate col livello 3, chissà. Accesso a gravità zero. Questo qua ho idea che mi porti dove c'erano i rantolatori. Perché avevo già provato ad andare verso questo rig ed era bloccato per un qualche motivo. Forse adesso, anzi no, adesso mi ricordo, c'era una porta bloccata dal livello 3. Eh già. Eccola qua. Eccola qui. Ora si spiega tutto. Autorizzazione confermata. Bene.
Eccolo qua. Rapporto dell'ufficiale tecnico Ariel Rousseau. La manutenzione della centrifuga è... Cosa stavo dicendo? Dormo male da quando hanno portato a bordo quel marchio. Sono un po'... ecco... L'unica cosa che ricordo bene è quell'ispezione ai motori. Ho raggiunto la camera e invece del motore principale c'era... un cuore... cuore grande quanto la stanza che batteva e batteva. Poi Anderson ha detto qualcosa e quando ho riguardato era di nuovo un macchinario. Non riesco ancora a sentire quel battito in lontananza, quasi rilassante. Forse potrebbe aiutarmi a dormire. Se riesco ad avvicinarmi abbastanza, magari proprio dentro dove è caldo e buio. Sì. Sicuramente sì. Costruisci annullamento generale della sicurezza. Wow. Che figata sta roba. Accesso a gravità zero. Che figata. Tensione capillare di tessuto. Gravità zero. Ho qualcosa da vendere? No. Cosa? Di qua? Ah, il trasporto, va bene. Credo andiamo a costruire l'annullamento di quello che è. Che buio che è qua. Laboratorio principale. Qua? Avvio analisi DNA. Corrispondenza trovata. Brent Harris, responsabile minerario. Aegis 7. Medico associato, dottor Challus Mercer. Attenzione! Rilevate anomalie gravi del DNA. Tracciamento rig per rilevazione contagio disponibile. Autorizzare? Harris. Che cosa ti ha fatto, Mercer? Autorizza. Sincronizzazione registri e punti di interesse su rig. Grazie per l'impegno per la salute pubblica. C'è un mostro secondario da tracciare, forse? Da uccidere? Prova il letto di Harris. Ah. Ma che figata.
Questo per esempio è ancora bloccato. Non posso raggiungere le stanze di Mercer se il ponte equipaggio è bloccato. Trova il letto. In terapia intensiva. Ecco i famosi paletti come nascono. Va bene. Vediamo se magari qua c'è roba bloccata dal livello 3. Beh, questa cazzo. Perché tutta sta roba? Qua. Boh. Nodi non ne ho. Ok. Il mio Resident Evil preferito considerando anche i remake. Allora, i Resident Evil sono molto vari, per cui trovarne uno preferito rispetto agli altri è molto difficile. Adesso ti rispondo, dammi un secondo. Oh, che cazzo! No! Merda. Allora, se parliamo, diciamo, di Resident Evil classici e quindi con gli zombie, ti direi Resident Evil 2 Remake, a mani basse. Se invece parliamo della nuova saga di Resident Evil, quindi quella un po' più originale, sono indeciso tra Resident Evil 7 e Resident Evil Village. Autorizzazione confermata. Però ti direi Village. E invece i vostri? Ah, ecco perché c'erano nemici nuovi qua, ragazzi. Perché stiamo andando verso il letto di terapia intensiva. Ecco perché. Dove stiamo andando? Eh? Gastroshock. Ah sì, me la ricordo sta parte, sì. Vabbè dai, ok.
Resident Evil 1 per GameCube e il 4 sono i migliori per me. Seguiti del 2 e del 7, quindi stai parlando del 2 originale, giusto? Beh, ma Resident Evil 1 per GameCube cosa cambia rispetto a quello originale per la Play? È la versione remaster, vero, in pratica? Che è arrivata anche su Play 4, no? Ah, ora registra. Ok, guarda in alto. Solo un pezzettino d'osso ci separa dai segreti del marchio. Si rilassi. Non sarà come su EG7, quel malinteso con l'infermiera. Non ero un infermiere, Mando. L'ho fatto. Ma questa faccenda di cui devo occuparmi al magazzino minerale... Ah, i minatori non saranno contenti. Probabilmente sono ottusi, come i minatori della colonia. Pronti a tormentare chi è diverso da loro. Sì, bello. Bello anche l'uno, sì. Non si meritano un bello spavento. Sì. Sì, se lo meritano. Sono pronto. Ed ecco che l'ha trasformato. Piano. Inserisco il materiale nell'area cerebrale destra. Oh mio Dio. Riesco a vedere i codici del marchio. Sta cercando di mostrarmeli. Sono affamati. Stanno arrivando. Ci renderanno uno. Dottore, ora capisco. Il marchio parla e noi possiamo rispondere. Mi dica tutto. Tracciamento attività rig correlata. Bene. Cazzo. Ma quello è un bambino vero, eh? Neanche questa deviazione l'abbiamo fatta. Bella. Sì, no, io ti ho detto i miei titoli preferiti, ecco, ma a me piacciono tutti. Cioè, sto pensando a qualche Resident Evil che non mi è piaciuto, onestamente non mi viene in mente. Indaga sul magazzino minerale. Nelle registrazioni della terapia intensiva, Harris accennò di aver fatto una commissione per Mercer nel magazzino minerale. Deve essere sul ponte minerario. Dovrei dare un'occhiata. Madonna santa, ma quante robe hanno messo? Vabbè, ok. Bello comunque. Andiamo di qua. E invece un Resident Evil che purtroppo devo ancora giocare. E che non so se giocherò mai perché ci ho provato, ma è difficile, veramente. È Code Veronica. Io ce l'avevo su 360 in versione digitale, credo. Sì. E quindi anche subato in italiano, mi pare. Però è bastardo come gioco, perché hai pochissime munizioni e i nemici spawnano all'infinito. E quindi ci ho provato e dopo 2 ore ho detto no, basta. Boh. Ciao Arthur, so che c'è anche tipo il glitch del coltello o delle armi infinite, una roba del genere, adesso delle piantine verdi infinite, adesso ricordo vagamente, ecco, però boh. Non sono tipo che usa i glitch, non sempre, insomma. Ok, vendiamo il semiconduttore. No, combustibile lanciafiamme, ho sbagliato. Mi ricordavo male, va bene, ok. Come non detto. Mm.
vediamo qua, ragazzi. Tutto bene, Arthur, te invece? Blocco, ponte. Ponte. Vai. Però so che è uno dei più belli, Code Veronica. O almeno anche a me trasmetteva quello quando lo provai. In arrivo al ponte. Ok. Io farei così, sapete? Facciamo una pausa tattica. Prendici uno.